Ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di un altro flanker di Rem di Reminiscence, in questo caso Étoile de Rem. È un flanker in realtà fuori produzione, discontinuato, che purtroppo è introvabile se non su qualche sito. Étoile de Rem è una toilette, tra l'altro la mia preferita tra i flanker di Rem di Reminiscence. È un profumo meravigliosamente estivo, da spiaggia più che marino, ed è un floreale marino. Quando l'ho sentito la prima volta, mamma mia, è stata un'emozione unica. Al primo sniffo devo dirvi che si sente un sacco il cocco, infatti le amanti del cocco ne andranno pazze, l'acqua di mare tantissimo si sente e anche l'ylang ylang. Vi elenco subito le note così capiamo un po' di cosa stiamo parlando. In apertura abbiamo una sferzata di agrumi e di bergamotto che lo rende super super frizzante. Poi abbiamo le note che lo caratterizzano più di tutti, l'ylang ylang, il cocco, i fiori d'arancio, l'acqua di mare. Ecco, questa nuvola di note di cuore caratterizza Étoile de Rem. Come note di fondo troviamo la cumarina, il muschio e la vaniglia. È un profumo meravigliosamente dolce, che sa di mare, crema solare, ecco, la crema solare che vi date anche, soprattutto chi usa l'olio solare, riconoscerà in Étoile de Rem il cocco meraviglioso, abbinato all'acqua di mare salata, un cocktail veramente super estivo. Spaziale il suo sillage, infatti gli ho dato un voto di 9 su 10. La sua persistenza non è tra le più eccelse, però comunque ha un'ottima persistenza sulla pelle e sui vestiti, e do un 8 su 10. La particolarità di questo profumo è l'abbinamento cocco, ylang ylang e ovviamente note marine. Come ho detto in altri video dei flanker di Rem, non tutti i flanker appunto di Rem sono riusciti a mantenere la peculiarità del fatto dell'acqua marina. Invece in Étoile de Rem l'acqua marina è veramente molto salata, molto presente, ed è un'ottima cosa perché gli amanti del genere andranno pazze. Diciamo che tra tutti i flanker di Rem è quello più dolce, non come Crazy Rem, che è quello che appunto io non ho ancora acquistato, alla tuberosa, in cui tra l'altro manca la nota marina. Questo è ottimo per l'inizio dell'estate fino alla fine. È caldo, avvolgentissimo, fresco, perché comunque le note speritate dell'inizio si fanno un sacco sentire. Il cocco è un mix tra l'ylang ylang e latte di cocco, quindi super dolce. Il fondo rimane super dolce, vanigliato, sempre accompagnato dal cocco. L'ylang ylang è veramente il paradiso in una boccettina. Questo devo dire che prima dell'arrivo del mio ultimo Rem, che poi vi farò vedere in un altro video recensione, questo effettivamente è stato sempre il mio preferito, l'ho utilizzato tantissimo, ma la sua persistenza lo aiuta un sacco perché così ci evita di spruzzarlo troppe volte al giorno. Il fiore d'arancio che è presente in Étoile de Rem lascia appunto il cocco che non sia troppo sdolcinato, se vogliamo, lo rende un pochettino agrumato, quindi ragazze, io sono veramente innamorata di Étoile de Rem. Peccato, peccato, peccato che non venga più prodotto. Però ultimamente su Fragrantica, una notizia strepitosa per noi amanti di Rem di Reminiscence, che sarà Rem Coco. È un'anteprima, io non vedo l'ora di acquistarlo, e dovrebbe essere molto somigliante a Étoile de Rem. Infatti nelle note principali c'è il cocco, il latte di cocco, note floreali, solari. Nessuno l'ho ancora sentito in realtà, però tra tutti i flanker questo era l'unico che aveva all'interno della piramide olfattiva il cocco. E quindi andremo a sentire ovviamente anche Rem Coco o Coco, che appunto ci darà l'alternativa ad Étoile de Rem. Io non vedo l'ora di sentirlo. Grazie, anche per oggi il video è terminato. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi ovviamente al mio canale se non siete ancora iscritte. Ci vediamo al prossimo video e let's talk about!